Sono calunnie. Prima l'hanno ucciso e ora cercano di disonorare il suo nome. Sono loro che l'hanno ucciso, non i suoi amici. Si calmi, signora, la prego. Conoscevo e stimavo suo marito. Io le garantisco anche a nome del governo francese che sarà fatto tutto il possibile. C'è un'altra cosa, se vuole secondaria, ma che mi sta molto a cuore. Sulla tomba di mio marito e di suo fratello dovremmo porre una lapide. Dovrebbe dire: uccisi insieme il 9 giugno 1937. Insieme aspettano che il sacrificio delle loro giovinezze affretti in Italia la vittoria dei loro ideali. Giustizia e libertà. Le autorità di polizia ci hanno proibito di nominare l'Italia. Signora Rosselli, io sono il ministro degli interni socialista di un governo di coalizione che, nei limiti del possibile, non vuole rompere con il governo italiano. Fascista. Fascista. Posso dirle, e non è un segreto per nessuno, che non sono completamente d'accordo con questa linea di condotta, ma ho dei doveri verso il mio partito e i suoi alleati. Io la prego di non insistere sull'argomento della lapide. Per quanto riguarda le indagini, posso assicurarle che sarà fatto tutto il possibile per trovare gli assassini, chiunque essi siano e da chiunque mandati. Finché resterò a questo posto, non permetterò che un assassino rimanga impunito. Per nessun motivo, neanche per ragioni di Stato. Le sono molto grata di quanto vorrà fare per la memoria di mio marito. Avrei preferito non doverle dimostrare la mia amicizia in un momento così doloroso.